Cosa sola, le mani sullo Stato. Nuovi particolari dall'inchiesta 'ndrangheta stragista, gli intrecci con la politica, le coperture istituzionali e i servizi segreti. E poi il progetto della malavita cosentina, Calipari. Doveva morire, come Cosmai. Le pensioni dei defunti, la truffa alla previdenza scoperta dalla Guardia di Finanza nel Cosentino. Sono 11 gli indagati che avrebbero continuato a percepire indebitamente gli emolumenti dei parenti deceduti. Il guardasigilli lancia DEMS, il ministro della giustizia Orlando accoglie l'invito di Guccione e presenta a Gizzeria la neonata associazione. Di area PD guarda però oltre le iscrizioni al partito, si rivolge alla società dei problemi reali. La scienza contro l'ictus, si chiama IntelliBed ed è il lettino intelligente che serve a trattare i pazienti in fase acuta. È stato brevettato all'Istituto Sant'Anna di Crotone, ecco perché è stata scelta Vippo per il trial clinico. Tra show e impegno civile, Altomonte saluta la 30ª edizione del Festival Euromediterraneo. Si parte con Ermal Meta, asseverato invece tutto pronto per il Festival del Sociale. I ragazzi portatori di disabilità con le star dello spettacolo. Buonasera dalla redazione di LaCNews 24, benvenuti all'edizione serale del nostro TG. Apriamo con la cronaca, ci occupiamo dell'inchiesta che ha svelato l'alleanza tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta durante la stagione delle stragi nel continente. Emergono riferimenti inquietanti alla politica, alle coperture istituzionali e viene fuori che i clan volevano uccidere Nicola Calipari, che poi perse la vita, come sapete, in Iraq. Un parallelismo inquietante tra vicende politiche di quegli anni e strategia stragista. È un percorso logico che parte da lontano, quello del PM Giuseppe Lombardo, perché la storia dell'Italia, dalla metà degli anni Ottanta in poi, è costellata di trame oscure fra criminalità organizzata, massoneria deviata ed eversione. Il crollo della Democrazia Cristiana, partito che per decenni ha gestito l'Italia, necessita di un nuovo interlocutore. Cosa Nostra poi deve far fronte al maxi processo, bisogna intervenire. Viene ucciso il giudice Scopelliti che sostiene l'accusa in Cassazione ed è da qui che nasce la stagione delle stragi, in collaborazione con quegli apparati di sicurezza deviati che temono di perdere il loro potere. Lo smantellamento della struttura paramilitare Gladio ne è la più chiara dimostrazione. Occorre allora impedire che i nuovi equilibri travolgano il sistema. Così, mentre la strategia della tensione diventa un acceleratore perfetto di questo finto ricambio, le mafie, con il contributo di forze occulte e parapiduiste della destra eversiva, preparano con il leghismo meridionale una nuova classe politica eterodiretta per garantire Cosa Nostra e 'Ndrangheta. È una strada presto abbandonata. Il motivo? Eccolo. La nuova formazione politica, e quindi Forza Italia, diventa il referente di determinati ambienti. Sin dal 1991, dall'omicidio Mormile, emerge una sigla che rivendica le azioni stragiste, Falange Armata, coniata dai servizi deviati, un quadro in cui non è strana la massoneria. Sullo sfondo rimane un fortissimo collante massonico che riporta purtroppo la figura di Licio Gelli. Le cosche cosentine volevano uccidere Nicola Calipari. L'inquietante retroscena emerge dagli atti dell'inchiesta 'ndrangheta stragista e riporta al periodo in cui l'agente dei servizi segreti ucciso a Baghdad nel 2005, durante la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, prestava servizio alla squadra mobile della città Abruzia. Le avvisaglie di questo progetto arrivano dai colloqui in carcere del boss siciliano Giuseppe Graviano, che si vanta di aver bloccato l'esecuzione del delitto che doveva avvenire a Palermo. A volere morto Calipari sarebbe stata la famiglia di 'Ndrangheta dei Notar Giacomo. Ascoltati, pentiti Nicola e Andrea Notar Giacomo, viene fuori la verità. Il progetto di sangue da realizzarsi in Sicilia in realtà riguardava l'ispettore Provenzano, uomo di Calipari. Era lui infatti a recarsi spesso a Palermo in compagnia della moglie per ragioni familiari ed è sfruttando quei viaggi che doveva essere fatto fuori. Ma Calipari era comunque nel mirino dei clan, in particolare del gruppo Perna, come racconta Andrea Notar Giacomo. Franco Perna spiega, lo voleva morto. Calipari era un poliziotto che dava fastidio, molto tenace, aveva redatto dei rapporti inviati al carcere di Cosenza in cui evidenziava la pericolosità di Perna per fargli revocare la semilibertà, ciò in epoca antecedente prossima al 1985. Insomma, Nicola Calipari era in pericolo e i siciliani? Notar Giacomo è netto, non escludo affatto che si sia parlato di questa intenzione ai danni di Calipari anche con loro. Agli occhi di Cosa Nostra, infatti, l'uccisione di uomini di Stato, come il caso Cosmai, erano stellette, segni distintivi della capacità criminale e dell'affidabilità dell''ndrangheta. Consolato Minniti per la CNews 24.
Mandamento secondo atto. All'alba di stamani, tra le province di Reggio, Milano, Ancona, Bologna e Messina, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della DDA Regina a carico di 82 persone, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, riciclaggio, truffa e altri reati aggravati dalla finalità mafiosa. Il provvedimento costituisce la seconda fase dell'operazione avviata il 4 luglio scorso, con l'esecuzione di 116 fermi. Il GIP di Reggio, confermando la permanenza in carcere per gran parte delle persone già arrestate, ha adottato un ulteriore contestuale provvedimento restrittivo che è andato a colpire anche indagati per i quali non si era proceduto al fermo. Quindi, a conclusione di questa prima fase dell'operazione mandamento, i soggetti sottoposti a misura cautelare ammontano a 102 indagati. Adesso la cronaca ci porta a Cosenza, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una singolare truffa ai danni dell'INPS, 11 persone indagate che avrebbero incassato le pensioni dei parenti defunti. I destinatari delle pensioni erano deceduti da tempo, ma l'INPS continuava ad erogare le somme percepite indebitamente da soggetti delegati al ritiro del denaro oppure cointestatari di conti correnti su cui l'indennità veniva mensilmente accreditata. L'irregolarità è stata però scoperta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nell'ambito di una operazione denominata Highlander, dopo un'accurata indagine condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Cosenza, coordinata da Eugenio Facciolo e dal sostituto Angela Continisio. Dai controlli incrociati disposti relativi a circa 15.000 soggetti sono emersi i decessi di numerosi percettori di pensione per un danno complessivo causato all'istituto di previdenza pari ad oltre 450.000 euro. 11 persone sono state denunciate per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui due in concorso tra loro. Tra i denunciati spiccano due parenti i quali, cointestatari del conto corrente con il defunto, venuto a mancare nel 2012, hanno continuato a ricevere indebitamente in concorso tra di loro circa 62.000 euro. L'importo più alto l'ha raggiunto una 55enne residente in provincia di Cosenza, la quale ha incassato illecitamente circa 77.000 euro. Per tutti gli indagati, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, Letizia Benigno, ha disposto provvedimenti di sequestro preventivi di beni e somme equivalenti al profitto dei reati. Salvatore Bruno per la CNews 24. Da una truffa all'altra, beni per 1,3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro a tre imprenditori del settore edilizio. Gli imprenditori indagati si sarebbero resi responsabili di reati di emissione e utilizzo di oltre 450 fatture false in 4 anni d'imposta per un valore di oltre 3,4 milioni di euro. Coinvolte le aziende Bride Costruzioni, la cosiddetta società cartiera, la Edil Laterizi Trasporti e la Tema Impianti, tutte di Sellia Marina. Le ultime due, con questo scamotaggio, avrebbero scaricato sulla prima ingenti oneri tributari fittizi, ovviamente mai saldati al fisco. Passiamo alla politica. Si chiama DEMS ed è l'associazione tenuta a battesimo a Gizzeria su invito del consigliere regionale Carlo Guccione dal ministro della giustizia Andrea Orlando. Un riferimento per ricostruire un dialogo all'interno del centro-sinistra, ma non solo tra le forze politiche. Un confronto continuo su temi fondamentali come diseguaglianze, povertà, Europa, migrazione e accoglienza. Ecco, gli obiettivi a lungo raggio di DEMS, il movimento che fa capo al ministro della giustizia Andrea Orlando, sbarcato a Gizzeria su invito del consigliere regionale Carlo Guccione, per dare il via anche in Calabria a democrazia e società. Io credo che noi dobbiamo produrre ogni sforzo e ogni iniziativa, in questo senso un'associazione va in questa direzione, per recuperare quel pezzo di popolo del centrosinistra che se n'è andato, che rimane a casa alle elezioni e che ci ha condannato alla sconfitta nella tornata elettorale che abbiamo alle spalle. Insomma, DEMS vuole essere un ponte di collegamento fra Partito Democratico e società civile, cercando di recuperare le tante e i tanti che si sono allontanati in questi anni da un Partito Democratico che anche, e forse soprattutto, in Calabria mostra forti lacerazioni e contrasti anche sull'esperienza governativa regionale firmato Oliverio. E allora come uscirne? Ecco la ricetta del guardasigilli. Credo che come in tutta Italia abbia bisogno di mettere al centro il tema dell'equità sociale, della ridistribuzione del reddito, tornare a inserire nell'agenda nazionale il tema del mezzogiorno. Ci vuole una politica di lungo respiro e credo che sia importante che il centrosinistra si caratterizzi anche su questo. La riscoperta della questione meridionale è una risposta a questa domanda
che è una domanda cruciale per tutto il paese, non soltanto per il Sud. Alessio Buonpasso per la Cinus 24. Passiamo alla sanità. Nel corso di una conferenza stampa all'ASP di Vibo Valentia è stato presentato uno studio innovativo. Si tratta di un letto intelligente per i pazienti con ictus in fase acuta. All'ASP di Vibo Valentia la conferenza stampa di presentazione questa mattina di un innovativo studio. Si tratta di un letto intelligente che sosterrà i pazienti con ictus in fase acuta. Perché Vibo Valentia? Vibo Valentia per ragioni prima di tutto storiche. Storiche nel senso che noi abbiamo rapporti con la neurologia e con la stroke unit da tantissimi anni. Una sperimentazione a norma no profit. E questo è fondamentale. È non profit perché in questo momento Vibo a livello mondiale tasta questo cosiddetto letto intelligente. A Vibo il letto intelligente, chi può utilizzarlo e quando? Verrà utilizzato nella stroke unit in neurologia per i pazienti affetti da ictus cerebrale in fase acuta. Fa fare dei movimenti passivi che possono essere programmati per una riverberazione costante di una serie di informazioni che arrivano al cervello per far ripartire il movimento. Un letto intelligente che ovviamente rientra in un trattamento globale. Assolutamente sì, da solo non avrebbe senso, cioè non è il movimento del braccio o della gamba, e può aiutare ma non è certo questa la riabilitazione. La riabilitazione comprende un riscontro da parte dei familiari, comprende un riscontro continuo e una formazione da parte di chi assiste, del caregiver, e comprende una parte che alla dimissione, quindi una parte successiva anche al rientro al domicilio. E la precocità comunque della riabilitazione nell'ictus è una cosa ormai assodata, scientificamente ben ribadita, che le prime 48-72 ore rappresentano un momento importante. Rosaria Giovannone per la CNews 24. Voltiamo pagina, uno spettacolo originale dedicato a Natuzza Evolo, quello andato in scena al Parco Archeologico Scolacium di Rocelletta di Borgia nell'ambito di Armonie d'Arte Festival. Musica, fede, spettacolo, tutto in Natuzza, canto alla bellezza. L'evento originale di Armonia d'Arte Festival, in collaborazione con la Life Communication, è andato in scena nel suggestivo Parco Archeologico Scolacium di Rocelletta di Borgia. Un atto unico in cui la voce recitante di Alessandro Preziosi si alterna con le voci del coro, accompagnate dall'orchestra. Nella prima parte, musica e parole raccontano la vita di Natuzza Evolo, per poi soffermarsi sulla sua spiritualità, una grande eredità che la mistica di Paravati lascia alla società contemporanea, che prende forma attraverso i testi di Monsignor Luigi Renzo, la musica di Vincenzo Palermo, da un'idea di Bruno Di Girolamo. Un momento di grandissima spiritualità attraverso l'arte. Abbiamo celebrato un grande personaggio, figlia della terra di Calabria, Natuzza Evolo, ed è stato naturalmente una festa dello spirito. Artisti internazionali, ma anche quella Calabria che sa parlare di sé nel mondo, questa volta attraverso un momento altissimo, perché Natuzza Evolo è una delle nostre madri, è la mamma Natuzza. L'abbiamo fatto con una grande orchestra, coro, artisti, cantanti, Alessandro Preziosi, una compagine imponente, una prima assoluta, una produzione del festival. Noi siamo certi che questa è la grande cultura che noi vogliamo raccontare al mondo. Rossella Galati per la CNews 24. Ermal Meta, Ettore Bassi, Corrado Tedeschi e tanti altri protagonisti alla 30ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, presentato alla provincia di Cosenza. Il Festival Euromediterraneo di Altomonte compie 30 anni. Dalla intuizione del compianto sindaco Costantino Belluscio ne è passata di acqua sotto i ponti, ma la rassegna ospitata in uno dei borghi più belli d'Italia mantiene intatto il suo fascino. L'edizione 2017 è stata presentata nel corso di una conferenza stampa ospitata nel Salone degli Stemmi della provincia di Cosenza. Presenti il sindaco di Altomonte, Giuseppe Lateano, l'assessore alla cultura Lina Fittipaldi, Antonio Blandi, direttore artistico della rassegna, il vicepresidente della provincia di Cosenza, Mario Bartucci, il presidente di Confartigianato Roberto Matragrano. Il cartellone si aprirà sabato 29 luglio con il concerto di Ermal Meta. Il tema connessioni culturali è proprio il tentativo di sintetizzare 30 anni di festival. Il festival
ha sempre cercato di raccontarsi attraverso musica, arte, danza, eventi all'interno del centro storico, questo per far sì di portare durante il festival più momenti di trasferimento delle conoscenze e di incontro tra le popolazioni. Nell'insieme del cartellone del Festival Euromediterraneo comprendiamo la rassegna estiva, poi inseriamo una serie di altre attività, quali il Premio Altomonte. Il Premio Altomonte che è un premio che abbiamo voluto far nascere in questi anni e che tende alla valorizzazione delle compagnie teatrali locali. Salvatore Bruno per la CNews 24. Ed è tutto pronto, assoverato per il Festival del Sociale, che vedrà protagonisti ragazzi portatori di disabilità accanto a personaggi dello spettacolo. Essere diversi non è che una ricchezza, e questo lo slogan del Festival del Sociale che venerdì 28 luglio sul lungomare di Soverato vedrà protagoniste diverse associazioni di volontariato del comprensorio che si occupano di ragazzi diversamente abili e non solo, come nel caso dell'associazione AFADI di Soverato presieduta da Antonio Corasaniti. Noi siamo sempre, diciamo, in prima linea quando si tratta di portare avanti i ragazzi diversamente abile. Io ringrazio questa organizzazione perché da 2 anni ci ha dato la possibilità di esprimere quanto di meglio hanno preparato durante l'anno i ragazzi dell'AFADI. L'evento si svolge a Soverato per il 2° anno consecutivo e gode del patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Alecci, fortemente voluta dall'assessore alle politiche sociali Sara Fazzari. La direzione artistica anche quest'anno è curata dal dottore Franco Montesano, coordinatore del CERT ASP di Catanzaro. Qui non siamo come medici o professionisti, ma siamo ambasciatori del sociale, divertendoci, soprattutto utilizzando i nostri hobby, e mi piace suonare, quindi se riesco a farlo sono molto contento. Se poi lo faccio per un'occasione come questa lo sono ancora di più. Ritorna un po' una peculiarità che è quella degli ambasciatori anche in ambito artistico. Ci saranno Annalisa Minetti, Silvia Zaro, Roberto Bignoli, persone che attraverso la loro presenza vogliono testimoniare ai nostri ragazzi che anche nella diversa abilità si possono raggiungere traguardi importantissimi, e l'arte e lo spettacolo in questo è uno strumento meraviglioso. Rossella Galati per la CNews 24. Andiamo a Catanzaro, dove sono stati presentati ufficialmente i master professionalizzanti dell'Università Magna Grecia. Ospiteranno corsi da 20 a 50 studenti le nuove aule al piano terra del complesso monumentale del San Giovanni, collegando l'Università Magna Grecia al centro della città di Catanzaro. I nuovi master professionalizzanti dell'UMG di secondo livello in assistente notarile e in farmacia per l'anno accademico 2017-2018 sono stati presentati con soddisfazione dal sindaco della città Sergio Abramo e dal rettore dell'Ateneo Aldo Quattrone. Partono finalmente, attraverso questa collaborazione forte con l'Ateneo, i master qui al San Giovanni con le aule già allestite. Non mi sembra vero, ma sono delle aule bellissime. Siamo felicissimi di ospitare questi master in questo complesso monumentale del San Giovanni, che voglio ricordare rimarrà comunque area museale sul piano superiore. Sono particolarmente lieto che oggi riusciamo a dare inizio a questa collaborazione con il sindaco. È stata una collaborazione durata più di un anno e che ci ha trovati impegnati non soltanto per dare il San Giovanni all'università, ma anche per individuare la corretta tipologia di formazione che è più adatta proprio a questo importante complesso monumentale. Abbiamo pensato che l'alta formazione, quindi non solo i master, ma i master professionalizzanti, i corsi di aggiornamento, i corsi di perfezionamento, tutta quella che è la formazione post laurea, che è una formazione importante perché riguarda tutti i laureati che vogliono continuare a seguire un percorso formativo destinato all'inserimento nel mondo del lavoro. Rossella Galati per la CNews 24. Il beach volley ad Amantea, alle finali scudetto del campionato italiano Under 21 e Under 19. Anche quest'anno ad ospitare le finali scudetto del campionato italiano di beach volley Under 19 e Under 21 sarà la Calabria, Amantea, così come nel 2016. L'evento sportivo ed unico per il territorio andrà in scena dal 24 al 27 agosto, promosso dalla Beach Volley Amantea, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo e quella calabrese, con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale, della Provincia di Cosenza, del Comune di Amantea e del CONI. A far da cornice il
centro federale Sport Villa Giamantea, che ospiterà le coppie di beachers più forti d'Italia. Inoltre il 20 e il 21 agosto si svolgerà il torneo Paolo Nicolais Under 23 Tour, che si configura come una vetrina per i più talentuosi giovani beachers Under 23. Un tour di 3 tappe, promosso dal campione europeo e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016 Paolo Nicolais. Sulla sabbia del lungomare Diamantea si alterneranno le coppie più forti del panorama nazionale, che seppur giovanissimi si sono già aggiudicate tappe del circuito master, dimostrando la qualità degli atleti e la capacità di crescita e miglioramento del movimento del beach volley italiano. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Tuffi estremi a Polignano a Mare, il calabrese Alessandro De Rosa fa suo il Red Bull Cliff Diving. Una follia? Assolutamente sì, anzi no, perché quello di tuffarsi da uno scoglio a quasi 30 metri di altezza è un vero e proprio sport. Si chiama cliff diving. Nei giorni scorsi si è svolta la tappa tutta italiana del Tour Mondiale Red Bull. A trionfare dalla rupe di Polignano a Mare in Puglia, il calabresissimo Alessandro De Rosa, cosentino classe 92. Una bella storia la sua, sbarcato al torneo più pazzo del mondo con un jolly. È salito sul gradino più alto del podio, sotto lo sguardo attonito dei colleghi più notori. L'amore per il nuoto e i tuffi, problemi alla schiena, la morte del padre a 14 anni e quella passione riposta, per forza di cose, in un cassetto. C'era davvero tutto in quel tuffo a 27 metri dal mare che gli ha dato la gloria tra gli applausi di 50.000 tifosi. Alessandro De Rosa è il primo italiano a trionfare a Red Bull Cliff Diving. E c'è da scommetterci, non vorrà mica fermarsi qui. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Era questo l'ultimo servizio. Noi con l'informazione per il momento ci fermiamo qui. Un buon proseguimento di serata con la nostra programmazione.